Con il finanziamento da parte del MIT di 20 milioni di euro si parte con la progettazione di fattibilità per la realizzazione del completamento del percorso a scorrimento veloce del Gargano, che dimezzerà i tempi di percorrenza tra Vico e Manfredonia e aumenterà gli standard di sicurezza dell'intera tratta. Il progetto prevede un nuovo percorso diviso in due tratte, una da Vico a Vieste, l'altro da Vieste a Manfredonia. Sono previsti lavori di adeguamento tra Vico e Vieste, nuove gallerie tra Vieste e Mattinata. Oggi conferenza stampa del sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi. Metteremo in pratica il primo passaggio per eseguire poi questa importante infrastruttura che diciamo il Gargano merita dopo tanti anni. Il primo passaggio è quello di fare un progetto di fattibilità e quindi poi il progetto definitivo. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per fare questa operazione, quindi per eseguire il primo passaggio era questo e l'abbiamo fatto proprio in questo momento nel fondo investimenti 2020. I tempi? Allora, intanto volevo specificare che è una scelta di campo, nel senso che non stiamo parlando del recovery fund, stiamo parlando proprio di piano investimenti, quindi è una cosa che ha la sua certezza. Ci sarà adesso il passaggio in commissione alla Camera, però avverrà adesso, immediatamente, dopodiché inizierà la progettazione. Poi adesso vedremo i mesi che occorreranno per la progettazione. Ad avviare l'iter è stata la parlamentare garganica Maria Luisa Faro nel febbraio 2019. Sono felice che finalmente abbiano finanziato, che il nostro governo abbia finanziato la progettazione di questa superstrada. Tutto è iniziato con una PEC dove chiedevo se esisteva un progetto sull'allungamento di questa strada, in realtà non era mai esistito. Poi mi sono mossa con interrogazioni, ho fatto un incontro al Ministero direttamente con il sottosegretario Traversi, per poi andare a parlare con i sindaci e fare una lettera di richiesta alla regione. Da qui poi insomma abbiamo cercato di lavorare per far finanziare questa progettazione. Finalmente, grazie al sottosegretario Traversi e quindi al governo 5 Stelle, siamo riusciti ad avere questa vittoria e questo grande risultato per il territorio.